12 luglio 1536. Muore a Basilea Erasmo da Rotterdam, teologo, umanista e filosofo olandese. Nato nel 1469, Erasmo deve la sua fama non soltanto al suo fondamentale contributo alla definizione di un metodo storico critico per lo studio del passato, ma a una visione umanistico-religiosa che esalta i valori universali della civiltà classica. Egli promuove un'interpretazione spirituale ed etica delle scritture, in polemica con la teologia scolastica, incoraggia la riforma della Chiesa denunciandone gli abusi, ripone una fede illimitata nella possibilità di forgiare un'umanità pacifica, civile e tollerante attraverso l'educazione. Fondamentali a questo riguardo sono opere come Adagia, Enchiridion Militis Christiani, L'elogio della follia, Colloquia familiaria e il De libero arbitrio. Dal punto di vista filologico, di Erasmo si ricordano le edizioni del Nuovo Testamento e degli scritti dei padri della Chiesa.